sono, sono Domenico Lopresta, sono il segretario provinciale dell'Unione Inquilini di Napoli. Questo intervento brevissimo, voglio raccontare un'altra storia dell'Unione Inquilini che sul suo cammino ha dovuto affrontare e vivere. L'Unione Inquilini di Napoli è nata più di 10 anni fa sull'onda di una critica durissima alla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà del Comune di Napoli, patrimonio pubblico che venne affidato ad uno degli immobiliaristi più potenti e più forti d'Italia, Romeo Gestione S.p.A. Romeo sulla sua strada ha incontrato l'Unione Inquilini e il radicamento che l'Unione Inquilini ha in tutti i quartieri popolari di Napoli, perché quando parliamo di Napoli e parliamo di edilizia residenziale pubblica, non vi spaventate sulle cifre, parliamo di un patrimonio pubblico sia in gestione istituto autonomo case popolari che in gestione diretta del Comune di Napoli o affidato alle società private come Romeo, attualmente ad una partecipata del comune che si chiama Napoli Servizio, di un patrimonio di oltre 60.000 case. Se in ogni casa vive una famiglia, di un nucleo familiare di 5 persone, parliamo di una città nella città che vive nelle case popolari. L'affare era grande e Romeo Gestione S.p.A. I suoi affari li curava bene, cresceva a livello nazionale, partì da Napoli, è arrivato a gestire i patrimoni del Comune di Roma, di Venezia, qualcosa di Milano, ma trovate Romeo Gestione non solo nei patrimoni pubblici ma anche in altri rami, in altri settori. Romeo gestisce la distribuzione dei pasti all'interno dei carceri, Romeo gestisce il servizio di pulizia all'interno di grandi complessi ospedalieri, Romeo è quello che vinceva gli appalti per la gestione del patrimonio nel Comune di Napoli facendo ribassi del 40% rispetto al primo appalto vinto, cioè non si capisce perché il Comune di Napoli che aveva pagato cifre consistenti per affidare il proprio patrimonio a Romeo, dopo 10 anni che scaduto il contratto, Romeo vincesse di nuovo l'appalto con un contratto del 40% in meno. Romeo che diceva che faceva un lavoro enorme per rendere vivibili i rioni popolari e le case di edilizia residenziale pubblica. Il Comune di Napoli spendeva milioni di euro per le manutenzioni degli alloggi popolari. Se venite a Napoli e parlate con gli inquilini, vi diranno che dopo l'intervento manutentivo delle ditte in subappalto di Romeo, tutte legate alla camorra, nelle case dove non c'erano infiltrazioni d'acqua, incominciavano ad esserci infiltrazioni d'acqua, cioè facevano l'intervento al contrario. Romeo si è trovato di fronte, l'Unione Inquilini si è trovato di fronte tanti compagni e compagne dei centri sociali che gli hanno fatto guerra dal primo giorno. Romeo vinse l'appalto non avendo un centesimo, iniziò il suo servizio con un prestito fatto dal Comune di Napoli e chi lavorava alla direzione patrimonio del Comune di Napoli sa che gli uomini di Romeo vennero presso la nostra direzione a prendere i flop disk, a prendere i dischetti per l'identificazione degli immobili. Quando è andato via dopo 20 anni non ha restituito software al Comune di Napoli e si è ripartiti da zero, ha rubato per 300 volte nelle casse del Comune. Voi sapete che Romeo ha fatto il passo più grande perché non gli bastava gestire solo il patrimonio ed altri servizi, ma voleva mettere le mani sulla città. Si erano inventati letteralmente una serie di servizi integrati che prevedeva la manutenzione delle strade ed altri servizi. Da lì c'è stato qualche assessore che si è suicidato,
decine di altri amministratori pubblici che sono andati sotto inchiesta, e l'Unione Inquilini era lì a combattere contro Romeo. E nel nostro cammino non abbiamo incontrato solo Romeo e le centinaia di manifestazioni fatte anche nel cortile di casa di Romeo, perché Romeo in modo inappropriato si è preso una delle parti più belle della città di Napoli, si è costruita la sua mega villa in uno dei posti più stupendi del mondo, non di Napoli, e se l'è fatto abusivamente. Noi come Unione Inquilini siamo andati lì, c'ho un minuto, va bene, volevo anche parlare di altre cose. In uno dei posti più belli del mondo e si è trovato le manifestazioni. Volevo dire questa cosa di Romeo, non per memoria o per ricordo. L'altra sera stavo dall'assessore al patrimonio del Comune di Napoli, compagno Fucito, c'era un'intera pagina del Mattino di Napoli, sia sulle pagine nazionali e sia nelle cronache, titoli a 9 colonne, di un attacco durissimo del Mattino, quindi di Caltagirone, quindi di Romeo, sulla gestione del patrimonio, perché gli scenari che si stanno preparando di nuovo è il ritorno di Romeo alla gestione di questo patrimonio immenso. L'Unione Inquilini su questa strada poi ha incontrato l'Unione Inquilini di Napoli, ha incontrato anche, perché noi abbiamo la sfortuna di vivere nei quartieri più popolari di Napoli. Io vivo a Secondigliano, siamo a 300 metri da Scampia, sapete tutti, no? Che lì è scoppiata una delle guerre di camorra più dure, altro che Beirut. Noi abbiamo avuto in 10 anni 300 morti ammazzati per fatti di camorra, abbiamo avuto oltre 5.000-6.000 arresti di giovani di 18-20 anni, abbiamo avuto pentimenti, famiglie distrutte, abbiamo avuto ed abbiamo uno dei mercati più floridi dello spaccio di cocaina e di eroina. Secondo gli anni girano tante Ferrari, no, per capirci, c'è anche tanta miseria, tanta disperazione, tanta esclusione sociale, c'è tanta resistenza da parte della gente. Ecco, l'Unione Inquilini ha incontrato anche, ma non poteva essere così perché le nostre sedi sono lì, sono aperte, fanno resistenza, fanno assistenza, fanno consulenza, fanno iniziative, fanno battaglie, fanno lotte, e questo naturalmente infastidiva. Uno dei clan più potenti era infastidito di quella luce che non si spegneva mai, perché i traffici devono essere fatti al buio. Quella luce non l'hanno spenta, hanno tentato, sono venuti in sede, hanno distrutto la sedia, hanno sfasciato la sedia, ci hanno mandato in ospedale, insomma, no? Hanno fatto tutto quello che loro normalmente fanno, minacciano, intimidiscono, ti proibiscono di fare le cose, ti vogliono cacciare via con la forza perché rompi i loro... Però voglio dire, l'Unione Inquilini ha resistito, si è rafforzato, ha fatto le sue iniziative, è penetrante. Cioè la resistenza più forte veniva dalla gente, cioè non dai carabinieri o dalla polizia. La gente, il segretario nazionale è venuto alle nostre manifestazioni, cioè nel cuore della lotta del potere camorristico a Napoli, l'Unione Inquilini ha organizzato manifestazioni anticamorra con migliaia di persone sotto casa loro, sotto casa loro. Cioè, noi in questo quartiere siamo nati. Grazie. Scusate, poi sulle commozioni, perché ci sono anche delle cose certamente, no? Sei grande, dai.